Questo DDL sull'affido e quindi sulla modifica della legge 54 del 2006, in buona sostanza, che sarebbe la legge che ha introdotto in Italia il concetto orientativamente della bigenitorialità, pone una serie di problematiche che noi riteniamo sia necessario affrontare con una maggiore attenzione da parte di tutti i soggetti che attivi poi nell'ambito, diciamo, di questa grande questione che è la genitorialità e quindi anche la crisi della famiglia o delle famiglie. Intanto vorrei sgombrare il campo subito per dire che non è né la posizione appunto di tutto l'associazionismo italiano che diceva Simona, a cui mi permetto di dire che si aggiungono moltissime le posizioni di molte donne e uomini cattolici, di associazioni di cattolici impegnati, di associazioni di minori, associazioni di categorie, per esempio di avvocati, tutte le associazioni di avvocati più importanti, per esempio dall'AIAF all'Osservatorio, a Cammino, diritto minorile, cioè si sono tutti schierati, tra virgolette dico, contro questo DDL. Quando uno dice contro è come se fosse contro la bigenitorialità, non è così. Cioè, noi, ecco, vorrei puntualizzare e quindi vorrei far capire che quando chiediamo di condividere una riflessione su questa grave questione, grande questione, vogliamo che si ragioni su che cosa oggi sono le famiglie in Italia, non la famiglia, le famiglie in Italia, cioè su che cosa sono oggi il rapporto, che cosa è oggi il rapporto tra mamma, padre e minore, e come appunto così si esplica e si realizza. Intanto le famiglie italiane non sono così attrezzate, soprattutto le famiglie che si avviano verso una separazione, non sono così attrezzate per gestire una bigenitorialità come questo DDL propone. Cioè questo DDL, io ovviamente non sarò tecnica al 100%, però cercherò di rivelare i concetti, propone che entrambi i genitori abbiano il figlio almeno per 12 giorni al mese e che non ci sia una residenza o domicilio unico per il figlio, quindi quello che la giurisprudenza ormai ha consolidato come domicilio prevalente, collocazione, e che non ci sia l'assegno di mantenimento di un genitore all'altro per integrare proprio il contributo al mantenimento del figlio, e che non ci sia l'assegnazione della casa coniugale al genitore a cui vengono collocati, dove presso uno di loro normalmente vengono collocati i figli, non ci sia appunto più l'assegnazione, salvo ovviamente questo DDL dice salvo casi eccezionali, salvo casi conclamati, e chi avrà l'assegnazione della casa dovrà dare l'equivalente dell'affitto all'altro se sono comproprietari, ad esempio. Allora, noi diciamo una cosa, questo DDL teoricamente prospetta e come dire, rappresenta una famiglia che non è quella che è in atto. La famiglia in atto che si separa è una famiglia particolarmente problematica, è una famiglia dove
dove spesso c'è una tra i due genitori o tra nella coppia non c'è una parità, per esempio, o una equivalenza di posizione economica, per esempio. Pensiamo alle famiglie, ma questo non lo dico io, né le statistiche ce lo dicono. L'Italia è piena di famiglie, i numeri in questo momento non ve li so dire, ma l'Istat e tutte le altre agenzie li hanno già ampiamente censite, tutte queste cose, di famiglie dove per esempio la moglie, la madre, proprio per fare la madre, per esempio, non spesso ha sacrificato l'entrata nel mondo del lavoro, ha posticipato, non si è attivata particolarmente. È vero che negli ultimi anni alcune diciamo, non siamo più come 20 anni fa, come 30 anni fa, l'accesso al mondo del lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro di molte donne è ormai fatto concreto. Però è anche vero che, per esempio, in Italia i congedi parentali, voi sapete, li possono prendere anche i padri, e ogni volta che un padre prende un congedo parentale esce sul giornale, perché il giornalista o la giornalista gli va a chiedere perché ha fatto la scelta di prendere il congedo parentale. Quindi significa che è talmente residuale che fa proprio notizia. Quindi, voglio dire, non c'è in concreto una suddivisione effettiva, vera, delle competenze genitoriali, dei diritti, doveri, di tutte della cura, come si dice, di tutto quello che attiene proprio alla gestione soprattutto di un minore. Non c'è parità in questo senso, e quindi noi riteniamo che la famiglia che viene rappresentata in questo DDL sia una famiglia non vera, non effettiva, non è la famiglia che poi ha bisogno di impattare con la legge, ecco, qualunque essa sia. È una famiglia ideale, è una famiglia che non, diciamo, non la ritroviamo. Tant'è che io vi voglio dire che spesso la famiglia che decide, famiglia nel senso la coppia anche genitoriale con figli, che decide di separarsi in totale per esempio consenso, in totale accordo, già propone patti abbastanza similari a quelli che questa legge, ma sono coppie residuali, sono coppie che possono anche decidere che un bambino sia un bambino piccolo, no, ma un ragazzo di 15 anni trascorra nella stessa città un mese presso un genitore e un mese presso l'altro, o che non ci sia l'assegno da parte di un genitore all'altro, ma paghino solo le spese straordinarie se hanno una situazione lavorativa ed economica, diciamo, che si equivale. Ma sono casi, diciamo, molto ma molto rari, non sono la norma delle coppie, dei genitori, eccetera, che si rivolgono alla giustizia, cioè che si rivolgono ai tribunali.